Buongiorno a tutti e benvenuti all'incontro politica all'EU sull'Europa e le politiche di migrazione. La rappresentanza in Italia della Commissione europea, con il patrocinio del Comune di Napoli, nell'ambito del percorso Conoscere per deliberare, ha organizzato stamattina il dibattito nazionale sul tema L'Europa e le politiche di migrazione, con sessione plenaria nell'Aula Magna della sede di Via Partenope dell'Università Federico II. Alla presenza del sottosegretario agli affari esteri Benedetto Della Vedova, del direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea Lucio Battistotti e del direttore del Migration Policy Center dell'Istituto Universitario Europeo Philippe Farg, i temi affrontati sono stati tre: migrazioni e cambiamenti demografici, le opportunità dal Mediterraneo, integrazione e cittadinanza. Le conclusioni saranno portate all'attenzione dei referenti nazionali e comunitari come contributo per la definizione della nuova agenda europea per gli affari interni e per lo sviluppo di una strategia più coerente in sede europea. È molto importante, soprattutto alla vigilia delle elezioni del Parlamento europeo, un'Europa dei diritti e delle persone, non solo l'Europa delle transazioni finanziarie, dei capitali e delle merci. Mediterraneo come mare di pace, Napoli come città di pace che si candida a essere punto di riferimento del Sud Europa e del Mediterraneo. Quindi noi puntiamo molto a salvaguardare i diritti e ci auguriamo che questo Parlamento e questo Governo rapidamente approvino lo Ius Soli. Chi sta in Italia, chi nasce in Italia deve avere la cittadinanza italiana, è un fatto di civiltà giuridica che bisogna arrivarci molto rapidamente. Io penso che nel momento in cui nasci nel nostro paese devi essere cittadino italiano. Io non a caso ho fortemente voluto, e con me l'amministrazione e il Consiglio Comunale, il fatto di dare la cittadinanza onoraria a chi nasce nel nostro paese. Insomma, è un bel segnale. Del resto io credo che noi siamo pronti ad affrontare il tema della globalizzazione dei diritti e delle persone, quindi da questo punto di vista quanti più passi in avanti facciamo verso la civiltà giuridica e lo Stato di diritto, meglio le persone convivono nelle nostre comunità.